Quindi avremo un primo intervento che è di Ravotto che ci parlerà del framework ICF e di come le certificazioni si inseriscono rispetto a questo framework nell'ottica appunto di dare ai nostri studenti la possibilità di acquisirle e diventare più immediatamente spendibili agli utenti competitivi nel loro futuro formativo e professionale. Prego. Buongiorno a tutti, cercherò di essere quasi telegrafico per lasciare spazio agli ulteriori relatori e temo che il titolo ICF Plus dica alla maggior parte di voi un po' poco, spero che dopo il mio intervento qualcosa di più possa dire. E prima di entrare nel merito volevo cercare di inquadrare il mio intervento alla luce di quelle che sono, a mio parere, le cinque aree di intervento che riguardano l'utilizzo, l'insegnamento, la certificazione informatica nell'ambito della scuola. Allora, una è quella dell'utilizzo delle ICT, del digitale, per fare didattica, indipendentemente dalla materia di cui si parla. Una riguarda le competenze digitali degli utenti e quindi essenzialmente quello che nel syllabus che Carlo citava è indicato come gli strumenti informatici che nel linguaggio AICA è le CDL. Un terzo è quello delle competenze di computational thinking di cui appunto ha parlato Carlo e parlerà dopo ancora De Martini. Il mio intervento invece si colloca su questi altri due ovali che ho chiamato e-leadership, ovvero il digitale per l'innovazione e competenze professionali. Cioè quello che riguarda di più l'aspetto più propriamente di preparazione al lavoro e che adesso vado a definirvi dicendovi innanzitutto che cos'è ECF che dà questo titolo ECF Plus. Allora, ECF è un framework delle competenze informatiche o delle e-competence elaborato nell'ambito del CEN. Il CEN è l'ente normativo a livello europeo, quello che equivale all'italiana UNI o all'internazionale ISO, ha elaborato questo framework delle competenze informatiche, che è un sistema, lo vedete, rappresentato, anche se non riuscite a leggere nel merito, in 40 competenze caratterizzate da 5 diversi livelli che corrispondono più o meno ai livelli EQF, e che possono servire per definire qualsiasi figura professionale in termini di competenze, di livelli di competenze. Ho detto che è stato elaborato dal CEN, non è ancora una norma CEN come standard a livello europeo, ma invece in Italia siamo più avanti, l'UNI lo ha assunto come norma tecnica e quindi in Italia è lo standard delle competenze in ambito informatico e quindi il punto di riferimento per chi debba fare, che so, contratti con la pubblica amministrazione o anche gli scambi di servizi fra le aziende, così via, e quindi diventa sicuramente un elemento importante per quanto riguarda il mondo della scuola dal punto di vista delle competenze professionali. ECF Plus è un sistema AICA di servizi e di certificazioni basati sullo standard ECF. ECF è uno standard di competenze, definisce delle competenze, non definisce né servizi per le aziende o per i professionisti né certificazioni. AICA sta sviluppando, a partire dal precedente sistema ELCIP, che probabilmente molti di voi hanno sentito nominare, sta definendo la sua offerta di sistemi e servizi ECF compatibile. Allora, questo cosa vuol dire per quanto riguarda l'ambito della scuola? Che noi stiamo
portando avanti da tempo alcune proposte. Una è quella nei confronti degli istituti tecnici economici, sistemi informativi aziendali. Credo che qualcuno che conosco fra di voi insegna in queste scuole. Quanti sono di sistemi informativi aziendali fra di voi? Qualcuno, non molti. Spero che le scuole che ne fanno parte siano coinvolte in questo progetto che è EUCIP Core della scuola. È un progetto che coinvolge oltre un centinaio di scuole a livello nazionale e che punta a far arrivare gli studenti nel corso del triennio alla certificazione EUCIP Core, che da qui alla tarda primavera diventerà in realtà una certificazione ECF Plus Core, quindi perfettamente integrata all'interno del sistema ECF Plus e che garantisca agli studenti di uscire con una certificazione che corrisponde a questo, a quello standard che vi dicevo. Il preside Paiano prima vi ha illustrato il progetto Itaca per gli istituti tecnici informatici delle telecomunicazioni. Noi che abbiamo partecipato come coordinatori a questo progetto abbiamo come AICA assunto i risultati e quindi proponiamo agli indirizzi informatici, quindi voi gli insegnanti di indirizzi informatici, chi c'è? Un po' di voi, la proposta che facciamo è di porre un percorso che porta gli studenti nel corso del triennio, anzi meglio del secondo biennio e quinto anno, a raggiungere la doppia certificazione con le vecchi nomi EUCIP Core e ITF Standard Fundamentals, che in realtà diventeranno due ECF Plus Core e ITAF ECF Plus. Per altro verso, a tutte le scuole facciamo quella proposta ICT for Job con quel titolo, i leadership, il digitale per l'innovazione, di cui vi dico qualcosa nella slide conclusiva. Prima volevo mostrarvi, ma giusto a volo, queste due. Per l'ITESIA la nostra proposta va a coinvolgere in primo luogo le discipline informatiche e economia aziendale, ma va a coinvolgere molto, in una logica CLIL, l'insegnamento dell'inglese, e va comunque a coinvolgere, almeno per dei pezzi, altre discipline quali diritto, matematica, italiano, perché ci sono nell'area plan del core e in generale negli aspetti dell'informatica per l'innovazione, tematiche che possono essere, che non sono tipiche dell'insegnante di informatica in quanto tale, ma possono essere svolte da altri colleghi. Quindi è una proposta che ha questi elementi di forza: primo, di poter essere erogata nella logica CLIL, che è importante per le scuole; secondo, di garantire questo elemento di interdisciplinarietà; terzo, di avere quella possibilità di portare a una certificazione che aiuta la scuola a uscire da un'autoreferenzialità e che è utilizzabile nel momento della presentazione sul mercato del lavoro. Vedete che in questa logica l'esame BID può essere fatto al quarto anno, l'esame Operate Bank al quinto anno, ma non necessariamente alla fine, quindi dilazionato lungo il percorso. La proposta che viene dal progetto Itaca per quanto riguarda gli indirizzi informatica e telecomunicazione, e che quindi riguarda sia il core che chi è il Ministero Fundamentals, che abbiamo per lo specifico spezzettato in quattro diversi esami, permette intanto di coinvolgere tutte le principali discipline professionali a parte delle comunicazioni, quindi informatica, sistemi e reti, tecnologie e progettazione. Permette, e questo credo sia di particolare importanza, di coinvolgere quella nuova materia che c'è da quest'anno in quinta,
gestione progetto e organizzazione di impresa che rischierebbe di stare come materia un po' strana solo al quinto anno, in cui magari anche l'insegnante sa bene cosa si debba fare, e invece diventa in questa logica un cardine di questa proposta, perché va a coprire l'area plan, quindi di ruolo dell'informatica nell'azienda, di progettazione del ruolo dell'informatica nell'azienda e così via, e poi sempre l'inglese, potenzialmente altre materie, con una possibilità, come vedete, di cominciare a fare degli esami al terzo anno, ITAF modulo 1 e ITAF modulo 2, degli esami al quarto anno, ITAF modulo 3 e BILD, e degli esami al quinto anno, ITAF modulo 4 e BLEIN, e quindi di seguire lo studente lungo tutto questo percorso del secondo biennio e quinto anno. Ci sono una serie di risorse disponibili, in primo luogo i syllabus, che possono essere praticati dagli insegnanti sulla base del loro tradizionale insegnamento dei libri di testo, eccetera, ma ci sono anche materiali cartacei in rete che ALCA può fornire come supporto a questo lavoro. Poi sapete che oggi pomeriggio ci incontriamo con i test center in questo ambito, chi vuole anche non test center si può fermare e possiamo eventualmente approfondire. L'ultima cosa ve la dico con questa slide, ed è relativa a quella proposta che avevo intitolato prima, relativa ai leadership, ruolo dell'informatica nell'innovazione. Perché veniva detto prima, bisogna rendersi conto di come l'informatica sia l'elemento chiave fondamentalmente di tutto, in ambito lavorativo e non. Questo termine e-leadership è stato coniato a livello europeo guardando soprattutto le figure dei leader delle aziende. Che cosa per dirigere un'azienda che sappia inventarsi come azienda per il futuro, che sappia traghettare un'esperienza passata verso il futuro, come questo leader aziendale deve saper padroneggiare quello che è il ruolo dell'informatica e dell'innovazione. Bene, ma noi diciamo, non è soltanto una questione che riguarda poche figure di vertice delle aziende, è una questione che riguarda intanto quei giovani, quelle persone, quei makers che vogliono inventarsi il lavoro, immettersi sul lavoro con una propria attività creativa e così via, ma poi anche tutti quelli che trovano lavoro nelle aziende quali lavoratori dipendenti, perché questo ruolo dell'informatica e dell'innovazione vale in qualche modo a tutti i livelli. Ecco, allora pensiamo che questo aspetto sia un elemento da valorizzare. L'immagine che vi sto proiettando è un'immagine che viene da un intervento fatto nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, che evidenzia una serie di competenze che questi leader devono man mano costruire nel loro progresso professionale. Noi crediamo che, e questa è una proposta che rivolgiamo a tutte le scuole, non soltanto a tutte le scuole superiori, soprattutto ai docenti degli anni conclusivi della scuola superiore, che si possa lavorare in questo senso con gli studenti. Non abbiamo in questo momento molto di più di un syllabus poco articolato in questo momento rispetto a questo, è sostanzialmente una offerta alle scuole di disponibilità nostra di AICA a lavorare su questo con tutti quelli che lo vogliano fare. Grazie per l'attenzione.